Beh, che dire, vi abbiamo lasciato l'ultimo video che eravamo sulla spiaggia di Batu Faringi e adesso siamo qui a Pantai Chenang, a Langkawi. Una bella passeggiata in spiaggia, pochissima gente, guardate qua. Ancora in giro su questa isola si vedono pochissime persone, anche se si riempie un po' di più verso il weekend, perché anche questa è una destinazione presa un po' più d'assalto durante il weekend proprio dai malesi stessi. La spiaggia è fine e bianca. Sì. È proprio carino, sì. Effettivamente ci sono punti dove scricchiola, ecco, sembra tipo neve, davvero finissima e bianca. E questo è quello che si vede alle mie spalle, palme, mare di qua. Tra l'altro ci sono questi isolotti disabitati con delle spiagge dove penso che probabilmente con una barchetta privata si può arrivare lì. Davvero bello, anche perché ieri quando stavamo atterrando dall'alto dall'aereo si vedevano ed era davvero bellissimo, anche perché Langkawi è un arcipelago formato da circa 100 isole. Questa ovviamente è la parte abitata ed è dell'isola più grande, tutte le altre sono piccoline sparse intorno. Molto bello. E pensate che a solo un'ora di barca da Langkawi si trova Koh Lipe. Quindi da qui in barca si può andare a Koh Lipe e viceversa da Koh Lipe si può venire qui a Langkawi. Ciao! Ciao. Grazie! Tra l'altro la sfortuna dell'isola a noi ci perseguita perché guardate alle mie spalle, il cielo di là è super nero. Quest'anno è sempre stato così, ogni volta che abbiamo messo piede sull'isola abbiamo sempre avuto la nuvola nera, ma proprio nera. Ormai sono diventata un'esperta. Ho fatto un altro avvistamento in pieno centro. Vediamo se le vedete. Oddio, 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 oddio. Ah, quella è là. Dov'è? Vai, vai, vai. Hi. Amore, stai attento che saltano. A Salvatore gli stava arrivando qualcosa in testa. Se ne va, ha detto. Perché ce ne sono un sacco su questi alberi e siamo praticamente in pieno centro. Fanno la pipì praticamente e questi signori qua hanno beccato quasi in testa. Oh, what the hell? Pay attention! Non sono per niente piccolo. Oh. Non sono piccole, non sono piccole per niente. Praticamente qui è pericoloso tenere le finestre aperte, eh? Immaginatevi, questo qua è un hotel. E sono circondati. A
Allora, ho preso questi ravioli, che tra l'altro ho già iniziato a mangiare perché erano buonissimi, cioè sono buonissimi, con zucca, carota e spinaci di pieni, e c'era anche la verza qua sopra, ma buonissimo, davvero buono. Poi vabbè, qui c'è il riso bianco, un po' di peperoncino e la salsa di soia. Sono davvero molto buoni. Aspetta, vediamo se riesco. Buoni, buoni. E invece io ho ordinato i noodles con la zucca e la soia. Sembra molto buono. E oltretutto all'inizio ci chiedevamo come facessero a mangiare le cose calde con questo tempo che fa che è caldo effettivamente, ma adesso ci siamo abituati a farlo anche noi. Esatto. Come inizia a avere per me un senso fare il bagno con i vestiti? Non lo so, è strano quando si viaggia questa cosa qui, come cambiano le impressioni. Ma comunque Valentina è imbarazzante quando mangia i noodles. Poi se sono caldi, di quelle facce, di quelle cose. Scottano. Perché i noodles richiedono pazienza per mangiarli. Bisogna prenderli con molta pazienza, appoggiarli qui, sperare che non scivolano fuori dal cucchiaio e poi mangiarli. Così è più facile. Facile. Il problema è quando scivolano e il brodo schizza da tutte le parti. Vabbè, comunque è davvero molto buono, era proprio quello che stavo cercando oggi. Eccoci, finalmente siamo riusciti anche a visitare la spiaggia nord di Langkawi, Tanjung Beach, e volevamo venire qua stamattina ma ha piovuto davvero un sacco oggi, quindi abbiamo rischiato di venire qua stasera, infatti il tempo comunque rimane un po' brutto, ma dai, almeno siamo riusciti a venire qua a fare questa visita, questa spiaggia davvero bella, incontaminata, e c'è solamente un resort qua alle mie spalle, l'unico che c'è, ma poi la spiaggia è davvero bella. Qui c'è il mare, dietro di là c'è un fiume e praticamente circondati dal verde. Ci sono un sacco di isole e isolotti qua, davvero bello. Piace? Sì, però di là sta iniziando a piovere, quindi mi sa che è meglio levare le tende, visto che abbiamo 40 minuti di motorino per tornare al nostro hotel, e però ci tenevamo a venire qua, dai. Sì, peccato perché è bellissimo. Sì, sarebbe stato bello poterci dedicare un po' più di tempo, ma siamo contenti così lo stesso. Anche vederlo con altri colori, perché quando c'è il sole vedi tutti i colori più vivaci, diciamo. Adesso il mare infatti è tendente al marroncino, non è... Sì, un verdino scuro. Non è azzurro azzurro, però carino. Va bene, noi da qui è meglio che ci leviamo e ci mettiamo a riparo. Sì. Tornare. Guarda lì. Ok ragazzi, questa
camera per i prossimi, per le prossime tre notti, giusto? Sì. Siamo al Kamar Resort Langkawi. Questa stanza l'abbiamo pagata circa 50 euro a notte, senza colazione. A Langkawi i prezzi sono un pochettino alti, se si vuole stare in una struttura di fronte mare. Comunque, ve la mostriamo prima così poi vi spieghiamo un po'. Ah, questa è l'entrata, è l'ingresso. È una cosa un po' insolita perché si entra e ci si trova già nell'antibagno. Quindi, qui abbiamo il lavello con, vabbè, i soliti asciugamanini, tutto il set per le mani, il tè e un bello specchio, devo dire. E io che sono qua. Ah, abbiamo anche il depuratore. Sì, tra l'altro questa qui che è buona da bere. Non ti mettono l'acqua in bottiglia, ma è questo qua. È acqua filtrata, quindi... In Malesia spesso, anche nell'appartamento che avevamo, sia a Kuala Lumpur che a Georgetown c'era il depuratore, quindi si trovano spesso. Poi, passiamo di qui, abbiamo il bagno. Semplice, separato dal resto. Sì. Cerniere. La doccia. Bella grande, dai, doccia separata. Sì. Dalla vasca da bagno. Esatto. Con tutti i saponi. Forniti, sì. Ok. Ora, questa parte la tagliamo. Queste parti scricchiolose. La vasca, Salvatore ve l'ha già inquadrata. Così. Da questa parte abbiamo... Armadio. Un armadio. C'è la safety? Sì, c'è una safety. C'è la safety. Le ciabattine, sempre comode. Laundry bag. Ok. E da questa parte, qui c'è una porta, volendo. Sì, che separa. Esatto. C'è una piccola scrivania con il menu. Perché possiamo, la ragazza della reception ci ha spiegato che possiamo ordinare sia a pranzo che a cena, perché il ristorante è aperto solo per la colazione, che noi non abbiamo incluso perché costa 16 euro a persona. Sì, quindi 32 euro a notte, cioè a colazione. No. No! E dietro alla scrivania c'è... il letto super confortevole. Salvatore mi ha già detto che ha già fatto la prova letto. Si è già tuffato, ha già fatto la prova letto, ma si vede già, sì, dalla larghezza del materasso quanto è comodo. Mentre di fronte al letto, che ora sono? Le 5 e mezza? No, sono quasi le 7. Le 7, quindi... 7 meno 5. Non so se si vede bene. Abbiamo un bellissimo balconcino con vista mare. Il mare è laggiù. Qui sotto abbiamo anche una piscina, bella grande. E tutto un parco davanti, sembra. Bello, dai, carino, sì. Carino. Beh, dobbiamo dire che la Malesia ci ha stupiti ancora una volta. Questa giornata a Langkawi è stata davvero piacevole, quindi merita un bel finale con una cenetta in un tipico warung in riva al mare. Grazie per aver visto il video fino a qui. Se vi è piaciuto lasciateci un like, noi ci vediamo alla prossima. Ora, questa è l'espressione di Salvatore che ha appena visto sul menu che c'è l'espresso a 9 ringgit. Sì, e io ero preoccupato. Tra l'altro... Oh, quando le inquadro io le bandiere smettono di sventolare. È impossibile sta cosa. Ma che c***o fai? Mi sono ombra così. Mi sono una cosa nera. Avvisare, come le cose, mi raccomando. Thank you.
lì.